Eccolo qui, Vittorio! Oh, evviva! Oh, un trionfo assoluto, caro Vittorio. Come sono contento di sentirti. Innanzitutto, vedo che sei comunque sulla breccia, che non hai nessun tipo di problema e ci tocchiamo anche, insomma, a pelle, no? Possiamo dire, ci tocchiamo in maniera assoluta. Si può dire però che ti sei veramente rotto il cazzo di stare a casa, di non poter più andare nei ristoranti, eccetera, eccetera. Si può dire chiaramente o no, Vittorio? No, è così, ma io penso di non essere l'unico a pensarla così, nel senso che sì, dopo più di un mese abbiamo il diritto di aspirare a fare una vita normale. Certo è che ci sono dei problemi, quindi non li ignoro, bisogna rispettare certe regole, però le regole vanno fatte secondo me con più giudizio, cioè bisogna concedere qualcosa naturalmente con tutte le protezioni del caso. Però tu usciresti, fosse per te usciresti, insomma, o esci o comunque riesci, a parte tu vai a lavorare, per cui da un certo punto di vista sei privilegiato come me. Dovrebbe stare a casa, Ma perché deve stare a casa? Scusa, non ho capito. Io peraltro gli voglio anche quindi litigo con lui perché sono su posizioni anche diverse, cioè, però siccome gli voglio bene, lui dovrebbe starsene a casa, perché ha una certa età, è pericoloso, tanto che senso ha, va lì al giornale, rubano pure i pezzi. Vittorio, come rispondi a questa cosa? Stare lì a casa, tranquillo, sta lì a casa, fammi sentire. Per la tua salute, Stattene a casa. Lui dice ti vuole bene e dovresti stare a casa. Come rispondi? Gli rispondo di farsi i cazzi suoi. Vabbè, ho capito, però no, se anche ragione, uno con gentilezza gli dice stattene a casa perché hai una certa età, stai a casa, c'è tua moglie, hai il tuo gatto. Guarda lì, non so io come si chiama. Certa età ci sono arrivato, tu non è detto. Questo però voglio dire, è giusto. Ma gli sto augurando di. Ma scusami, gli dico ha una ma certa che te ne frega età, a te? Che bisogno c'è che lui vada a libero al giornale? Senti, Vittorio, quanto ti fa schifo? Esatto, fatti cazzo. Bravo, Vittorio. Senti, quanto ti fa con la moglie? Senti, quanto ti fa schifo l'Unione Europea? Da 1 a 10, quanto ti fa schifo? Fate come istituzione, come tutto, quanto ti fa orrore? Diciamo che l'Europa non mi fa orrore, mi fa orrore l'Unione Europea. Certo, naturalmente. Ti fa orrore l'istituzione, diciamo, l'istituzione. L'istituzione. Ma cosa dice? Quale istituzione? L'istituzione è il Parlamento, della la UE, tante cose, l'Unione Europea come tu sai direttore e tante cose, è la BCE, è la Commissione. A lei non piace niente, ma sarà padrone tutto o no? In vacca. Via, butta. Senti tutto Vittorio, in vacca. A parte l'Unione Europea, la mascherina tu la porti normalmente? Perché ho sentito che non ti piace portare la mascherina, o sbaglio? No, perché mi manca il fiato quando me la metto, però... E appunto, diciamo deve che stare quando... a casa... Fammi sentire. Fammi una domanda. Dimmi. Quando esco e entro in un posto perché devo comprare qualcosa, eccetera, io mi metto la mascherina diligentemente come fanno tutti. Dopodiché, sono nel mio ufficio, dove ho una scrivania che è larga 2,5 metri, non mi metto la mascherina. Quello no. Perché non ricevo nessuno, quei pochi che ricevo siamo rimasti in 4 in redazione. Se ne stanno a debito a distanza e quindi non corriamo. Sì, ma comunque è vero, ha ragione. Va a lavorare. Adesso non è che devo rispondere io. Uno va a lavorare, uno sarà padrone alla sua età di andare a lavorare. Se è autorizzato ad andare a lavorare. È pericoloso uscire di casa alla sua età, è pericoloso. È meglio stare a casa. Questo dico. Senti, però scusa, Parenzo, mi chiamo a te per. Solo motivo che devo sentire le stupidaggini. No, hai ragione. No, c'è una cosa. Lui dice, però in questo caso veramente lo dice in maniera sincera, perché me l'ha detto anche l'altro giorno. Non capisco perché, però io gli ho detto: ma saranno cazzi suoi, cioè va a lavorare e sono cazzi suoi, punto e basta. Finiamola lì. Appunto. Stai a casa tu perché sei giovane, ma sei debole. Questo è il tipo del cazzo. Ti becchi il coronavirus, vai a fare in culo nel giro di una settimana. È altamente probabile. Ma infatti me ne sto a casa. Però l'altra cosa, dubbio che mi viene, cioè, scusa, vedi il paradosso: chi è più coraggioso? Aspetta un attimo, chi è più coraggioso? Guarda, sei alto, 1 metro e un cazzo, e quindi questo facilita il compito del virus, perché in 10 minuti ti ha occupato. Non sapevo che fossi anche biologo e medico. Dopodiché mi risulta molto strano che
il direttore di un autorevole giornale sia in diretta alla Zanzara mentre parla il presidente del Consiglio. Ma sai che cazzo, voglio sapere come fai a fare i titoli domani se non hai neppure sentito Conte che ma è in diretta ora. Tanto dice sempre le stesse cose. Quando avrà imparato come fare i titoli come li so fare io, potrai parlare. Ma questo è vero, però, questo è vero. Che titolo fai domani? Cosa fai? Mi fa cagare. Che te frega a te? Che te ne frega? Compralo. Ma mi interessa il giornale. Oh, scusami. Ma allora se non ti interessa il giornale, perché Vittorio, ma non è una vergogna l'idea? Scusami, passiamo ad altro. Non è una vergogna il fatto che alcuni del PD hanno in testa di mettere una tassa per gli italiani che guadagnano più di 80.000 euro? Io trovo veramente un'idea, o è tutta una tattica, non passerà mai probabilmente, però è una roba vergognosa, cioè vergognosa, cioè far pagare adesso questa situazione con ulteriori tasse, un prelievo agli italiani, è una roba che fa accapponare la pelle, da incazzarsi come delle bestie, o no? Sì, però capisci che questa proposta viene da quelli che erano comunisti e tali sono rimasti, e questa è una proposta comunista. Sì, è vero, non bisogna stupirsi di tu dici, non bisogna... Zingaretti e Gualtieri erano comunisti, appartenevano al partito comunista italiano, chiaro, con grande orgoglio, tra l'altro. Ma scusa, ma non riesco a capire, ma Feltri, che guadagna 500.000 euro l'anno, credo, anche qualcosa di più, forse non lo so, un milione di euro l'anno, e potrà pagare qualcosa in più in un momento come questo di dramma, visto che ha lo stipendio fisso, guadagna un milione di euro l'anno, no, capito? Vorrei segnalare a Parenzo che i miei guadagni, diciamo, vengono sottoposti mensilmente e direttamente alla fonte a un prelievo fiscale considerevole, considerevole. Vabbè, il 45%. La tariffa massima, quindi perché devo pagare ancora? Ho già pagato le tasse. Ma ha ragione, ragazzi, ma c'è, io l'ho detto anche prima. Essendo un momento drammatico, lui, anche se guadagna anziché 30.000 euro al mese, ne guadagna 28, non è un problema, no? Perché tanto cosa fa tutto il giorno? Ma tanto i tassi tuoi non te li fai, e fai i conti in tasca a me, fai lì. No, ho capito, ma 1.000 euro in meno al mese a uno che guadagna. Io non ho capito. Uno che guadagna quella cifra lì non è che gli fa la differenza per una tantum guadagnare 1.000 euro. Ma è il principio, Vittorio, spiegaglielo. I ristoranti sono pure chiusi. Ma ho capito, i ristoranti sono pure chiusi, quindi non può neanche andare al ristorante. Quello è un po' tiro del culo non andare al ristorante. Diciamo la verità, Vittorio, tra le tante cose che di restrizione della libertà, per te andare al ristorante è effettivamente, questo bisogna dirlo, ma anche per me, per carità, andare al ristorante è veramente, non andare è veramente una tortura, diciamolo. Sì, non è che ami moltissimo le frequentazioni degli esercizi pubblici, però è chiaro che un paio di volte alla settimana io andavo a qualche ristorante perché magari dovevo incontrare qualcuno, non è che me li posso portare tutti in casa e poi non riesco più a buttarli fuori. Invece al ristorante fai che cosa se ne vai. Comunque, la cosa incredibile in questi giorni è che continuano a sbarcare i migranti a Lampedusa in Sicilia. Cioè, è pazzesco. Ma quello è chiaro. No, ma uno oggi è pure arrivato infettato, pare. Cioè, è arrivato, pare. Sì, uno sì, anche a me risulta questo. Va bene, insomma, diciamo che la questione degli immigrati l'abbiamo trattata mille volte. Sappiamo come la pensiamo. Sì. Certo è che l'immigrazione non può essere fermata con la forza e la violenza. L'immigrazione c'è sempre stata da secoli, anzi da millenni, quindi va governata. Invece noi non l'abbiamo mai governata, questo è il vero problema. Ma è chiaro che con un dosaggio avveduto si potrebbe anche vedere. Ci sono 600.000 clandestini da regolarizzare. Qualcuno dice, Vittorio, qualcuno dice che addirittura questo coronavirus colpisce meno le persone di colore. Qualcuno l'ha detto, poi questa cosa è stata un po' smentita. Secondo te è vero? Sì, ma dei cacciati ne sono state tante. Detto anche che chi ha il gruppo sanguigno zero come il mio non si ammala di coronavirus. Che non ci credi tu? No, non ci credo, sto attento lo stesso. Io però spero di essere immune. Ma il tuo gatto sta bene? Il tuo gatto? Gatti, io ne ho quattro, stanno tutti benissimo. Perché tu preferiresti, naturalmente, per carità, i morti sono sempre i morti, però piuttosto che far morire il gatto, che il coronavirus lo prenda. Preferisco che muoia un comunista. Ma scusate, uno si chiama uno si chiama, figurati, uno si chiama Ciccio e gli altri gatti come si chiamano? Che te ne frega te, come si chiama? Ma che te ne frega? Comunque, la cosa fondamentale che io conosco, il fatto che è un amante dei medicinali, dunque io penso veramente che se ci fosse un medicinale pronto lo testerebbe su di sé, cioè Vittorio, lo testerebbe sicuramente su di sé, questo non c'è dubbio. Immediatamente.
Ragazzi, questo è un così, atto molto generoso. Un'ultima da parte cosa, Vittorio, ma il sesso per te nel momento del coronavirus, con queste restrizioni, no, com'è? Più complicato? Ormai è un ricordo lontano. Questo è anche. Cioè... No, diciamo che per me il sesso è fonte di una inesauribile nostalgia. Sì, e in questi tempi di coronavirus, stare a casa, tu, per esempio, sui siti porno c'è una grande esplosione, come sai, no? Anche no, di vendite, figurati, di vibratori. Tempo, il direttore di un giornale, no, però sono esauriti tutti i vibratori, ma. Risulta, abbiamo fatto anche un servizio su questa cosa. Ma sì, queste inchieste avete fatto, certo. A me non me ne importa. No, ma tu non pratichi. Cioè... Ma fanno inchieste sui vibratori. Ma perché non si possono fare inchieste sui vibratori? Per non carità, ma per carità. Capito, ma i vibratori tu non li usi, ma c'è gente che abbiamo li usa. Abbiamo fatto anche un'inchiesta. Secondo me, abbiamo fatto su se stesso. Sta parlando Conte e lui dice: abbiamo fatto un'inchiesta sui vibratori. Ma tu ti rendi conto? Vabbè, sì, comunque. Perché sappiamo i tuoi gusti e quindi ci siamo. Grazie, gentile. Ciao, Vittorio. Ciao. Arrivederci. Ciao. Saluto.